messa in suffragio di tutti i defunti, officiata dall'arcivescovo di Napoli Don Mimmo Battaglia alla chiesa monumentale del cimitero di Poggioreale, interessato da ben due crolli nel giro di 10 mesi, uno a gennaio e uno a ottobre. L'ultimo forse anche più spaventoso del primo, con le bare penzolanti a mezz'aria. Immagini difficili da dimenticare. Presente alla commemorazione il sindaco Gaetano Manfredi, che ha assicurato un'accelerazione sulle operazioni di recupero delle salme. Sentiamo. Sì, abbiamo tanti problemi nel cimitero, stiamo lavorando proprio per dare una risposta a dei problemi che sono problemi che stanno da decine d'anni. Noi oggi abbiamo un cimitero che richiede degli interventi di manutenzione straordinaria. In parallelo stiamo accelerando le procedure di recupero delle salme che sono state interessate dai crolli, perché dopo il dissequestro che è avvenuto poche settimane fa, adesso insieme ai Vigili del Fuoco sono cominciate le operazioni. Per il riconoscimento delle salme, dove necessario, si ricorrerà anche all'esame del DNA. I corpi che vengono raccolti, c'è tutta una procedura che è stata concordata con i Vigili del Fuoco e con i Carabinieri, che prevede il recupero e progressivamente la raccolta di tutte le informazioni che vengono prelevate ovviamente in sede di recupero ovviamente delle macerie. Laddove non sarà possibile quel riconoscimento, poi si opererà anche col DNA. Poi Don Mimmo Battaglia e il sindaco Manfredi si sono recati nei luoghi dei crolli per depositare corone di fiori e per un'ultima preghiera.